Oggi, martedì in Albis, noi santarpinesi festeggiamo la festa di San Canione, compatrono di Sant'Arpino. Come ci tramanda Vincenzo Legnante nei suoi scritti, presso l'antichissimo romitorio di San Canione, immerso in una campagna fertile e rigogliosa, in occasione della festa del santo compatrono di Sant'Arpino, che cade il martedì in Albis, si ripeteva immutato il rito della consumazione del casatiello. Enormi folle contadine, vestite a festa, il martedì successivo alla Pasqua si recavano presso questo oratorio per consumare i gustosi resti delle pietanze pasquali. Il casatiello era il principe della festa, il prodotto culinario che abbondava sulle tavole pasquali per festeggiare questa importantissima festa cristiana. Con le sue uova intrecciate nella ciambella di formaggi e salumi, era la Pasqua dei contadini. Prima ancora che all'ombra dell'antichissimo romitorio di San Canione, la festa si svolgeva in aperta campagna, presso l'austero complesso monasteriale di San Francesco di Paola, che sorge fuori dall'abitato, nella parte occidentale del paese, attualmente racchiuso nel recinto cimiteriale. L'abolizione del monastero, nel 1799, e la successiva destinazione a cimitero dello spiazzo antistante la chiesa, nel 1825, determinarono il trasferimento della festa in prossimità del romitorio di San Canione. Il casatiello allietava le festanti e numerose comitive, molte delle quali giunte anche dai paesi limitrofi, soprattutto Sant'Antimo. Queste allegre brigate, tra coinvolgenti musiche e dolci melodie popolari, gustavano il sapore del rustico sdraiati sui fioriti campi primaverili. Descrizione tratta dal libro Datella a Sant'Arpino.